Ciao a tutti, in questo video parleremo dello screening nelle scoliosi e nel dorso curvo. La finalità dello screening è di individuare precocemente i segni di una patologia vertebrale. Lo screening dovrebbe essere effettuato nel periodo di maggior rischio di insorgenza della patologia, l'adolescenza, per le ragazze che frequentano la quinta elementare e la prima media, per i ragazzi il consiglio è di posticipare di un anno. Il primo step è lo screening di primo livello. Se si sospetta una patologia vertebrale, si procede con uno screening di secondo livello effettuato da uno specialista di deformità vertebrali, a cui, se necessario, seguirà una visita ed eventuale radiografia. I test da effettuare sono il test di Adams, la misurazione dello strapiombo laterale, delle frecce, da confrontare sempre con l'estetica del paziente attraverso il TRACE. Valori da considerare significativi sono i 7 gradi di rotazione, uno strapiombo laterale maggiore di 15 mm e un sagittal index alterato.